Allora, tesoro, com'è andato lo spettacolo? Ti presento il dottor Krumbach. È il papà di Lena, è in classe con Kalinka. Sì, sono molto amiche, mi sembra. Sì, vanno molto d'accordo. Lena mi parla sempre di Kalinka. Ciao, papà. Buone vacanze, tesoro. Grazie, anche a te. Cos'è successo? Perché eri lì il giorno dell'autopsia? Sono un medico, volevo accertarmi che non lasciassero nulla al caso. Smettila di mentire, che li hai fatto? Kalinka era come una figlia. Non avrei mai potuto farle del male. Non ti credo. Un giorno scoprirò cosa le hai fatto. Chiederò la riapertura del caso. Anche se avesse ragione, nessuno accetterà la sua richiesta. La prego, mi aiuti. Non permetta che la morte di mia figlia venga dimenticata. Questo dossier è troppo superficiale. È lei ad essere superficiale. Siete degli incompetenti. È una vergogna. Dobbiamo attaccarli. Ma chi? Tutti. Lei ha perso la ragione. Non può farsi giustizia da solo, signor Bamberski. Immagini le cose. Sta impazzendo. Devi smetterla con questa isteria, questa follia. Non lo farò mai. È arrivato il momento di pensare a te stesso. Kalinka, sono certo che capirà. Io continuerei sui film drammatici perché il 2016 è ricco di film che promettono davvero bene. Chi di voi non ha ancora visto The Revenant, Joy, The Hateful Eight, La Grande Scommessa, Macbeth o Carol deve rimediare subito, eh? Ecco qualche altro titolo da non perdere se vi piace questo genere e vi dico, per esempio Room con Brie Larson, che racconta una storia di madre e figlio chiusi in una stanza per 5 anni senza nessun contatto con il mondo esterno. Ve lo consiglio io e poi mi direte se avevo ragione. Poi il caso Spotlight vi consiglio, con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton e Stanley Tucci, che racconta del team di reporter del Boston Globe che ha portato alla luce la complicità della chiesa locale negli abusi sui minori. Money Monster con Julia Roberts, George Clooney e Jodie Foster dietro la cinepresa. Lee Gates, interpretato da Clooney, è un venditore televisivo un po' da strapazzo, il cui programma, Money Monster appunto, e la sua stessa vita vengono presi in ostaggio. Il sequestratore lo accusa di averlo portato alla bancarotta con i suoi consigli di investimento. E mentre il mondo segue in diretta la vicenda, Gates deve fare di tutto per restare in vita, mentre la sua producer, la Roberts, cercherà in tutti i modi di salvarlo. Verrà alla luce però una scomoda verità. Presto rivedremo il premio Oscar Matthew McConaughey nel ruolo di un disertore disilluso dagli orrori della guerra di secessione in The Free State of Jones. Un'altra storia di guerra, ma anche d'amore, ambientata questa volta in Liberia, è raccontata in The Last Face, diretto da Sean Penn, con protagonista la sua ex, Charlize Theron, Javier Bardem e Jean Reno. La Theron è la direttrice di un'organizzazione internazionale di aiuti umanitari in Liberia, che vede il suo incarico complicarsi quando si innamora di uno dei medici, cioè Bardem. Un altro film drammatico che sicuramente ci emozionerà molto è Race, il colore della vittoria, l'epica e straordinaria storia del pluricampione del mondo Jesse Owens. È un ragazzo di colore, molto povero ma con un don atletico straordinario, che alle Olimpiadi del 36 a Berlino, davanti al Terzo Reich, vinse 4 medaglie d'oro, entrando di diritto nella leggenda. Per oggi è tutto, troverete altri dettagli nella descrizione. Fatemi sapere quali film avete già visto, se vi sono piaciuti e quali andrete sicuramente a vedere. E io vi aspetto al prossimo video. Muah.